Purtroppo si va ad acutizzare, a rendere quindi acuta quella tensione, quello stato di pura tensione tra due, chiamiamole potenze, tra due nazioni vicine al tempo stesso accomunabili, ossia l'Ucraina da una parte e la Russia dall'altra. Vi ricordo che proprio la Russia pochi giorni fa la Russia stessa ha mandato delle truppe, ha mandato dei miliziani, delle milizie ad invadere il territorio ucraino. Tanto c'è da dire di questa vicenda, magari più in là ve ne parlerò abbondantemente e diffusamente. Vi limito però a dirvi che la tensione non si allenta, la tensione è abbastanza forte, è palpabile ed è una tensione che ovviamente lascia molta molta amarezza e molto sconforto. Da una parte abbiamo infatti la Russia, dall'altra abbiamo l'Ucraina. Io mi schiero ovviamente con l'Ucraina e non con la Russia. La Russia infatti sta invadendo un territorio che secondo me non gli appartiene, va bene? C'è Vladimir Putin che vuole avere più territori possibili, detto in maniera molto sintetica, e questo secondo me è un dato sbagliato, ok? I territori sono quelli che sono già stati suddivisi molto tempo fa, ok? Quindi è inutile andare a, diciamo così, invadere un territorio che non appartiene a lui o comunque che non gli compete a livello, ripeto, territoriale, ok? Ecco, io quindi sono triste, sono deluso, sono sconfortato perché non riesco a immaginare una cosa del genere, la trovo assurda, che quando un paese ne va ad occupare un altro forse si arriva ad una guerra. E pensate, questa tensione si sta anche interlacciando, o meglio sfociando anche negli Stati Uniti d'America, gli USA infatti accuserebbero la Russia, in particolare avrebbe detto l'America, la Russia fa scorte di sangue per prepararsi alla guerra. Insomma, questa guerra quasi probabilmente, quasi certamente, quasi inevitabilmente scoppierà a breve. È questione di tempo, ma quasi sicuramente ci sarà. Io sono molto scioccato, sono molto deluso, sono molto affranto dal dolore perché ovviamente queste cose non fanno bene in primis alle borse, no? Perché comunque le borse a mio avviso ne vanno a risentire gravemente e grandemente parlando. E in più non fa bene neanche all'Ucraina e neanche quindi alla Russia, che sono comunque due nazioni importanti, che fanno parte di un territorio così importante come il territorio europeo. Detto ciò, l'Europa, il continente dove ci troviamo a vivere. Detto questo, da Italiano, narratore italiano è tutto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Una buona giornata a voi e un buon venerdì.